Ma la conferenza stampa di oggi dimostra il lavoro positivo che questa azienda sta portando avanti di investimenti nella riqualificazione di tutto l'ospedale di Terni, nella sua riorganizzazione interna, ma anche nella qualità dei servizi che si intendono dare ai pazienti, anche di riconoscimento delle professionalità che qui operano in questo ospedale a servizio dei cittadini di questo territorio, ma più complessivamente di tutta la regione. La giunta regionale ha sostenuto e sta sostenendo in maniera molto robusta gli investimenti di questa azienda, in modo particolare oltre il 60% dei fondi per gli investimenti sono destinati all'azienda ospedaliera di Terni e alla ASL che opera in questo territorio, in questa provincia. Abbiamo sostenuto il finanziamento in attesa, diciamo, dell'ok definitivo da parte del Ministero della Salute per l'adeguamento alla normativa antincendio, che è anche l'occasione però per riordinare gli spazi interni come sono stati illustrati dal dottor Casciari. Ma soprattutto l'azienda ospedaliera di Terni, come io ho detto all'inizio di questo incontro, è per noi una risorsa, non è più un problema, è una risorsa del sistema sanitario regionale, perché è un'azienda fatta dalla qualità dei suoi professionisti che può attrarre anche mobilità di pazienti da fuori regione, e i dati stanno dimostrando questo. Le attività programmate, per esempio delle sale chirurgiche, delle sale operatorie, delle attività specialistiche per tutto l'anno, anche nei mesi estivi, sta premiando questo dato, più pazienti che arrivano da fuori regione, che dimostrano anche la qualità dei servizi che qui vengono resi, più pazienti anche all'interno della regione che fanno riferimento all'azienda ospedaliera di Terni. E poi è anche un investimento sul nostro futuro, il fatto che stiamo adeguando la rete informatica dell'azienda ospedaliera significa a breve introdurre anche il tema del fascicolo elettronico, che significa più qualità e più sicurezza per i cittadini, memoria sanitaria per gli stessi cittadini e quindi per l'appropriatezza delle loro cure e delle loro assistenza, ma anche un controllo, per esempio penso ai cosiddetti braccialetti elettronici che sono oramai la realtà in tante altre parti della nostra regione, attraverso cui il paziente riceve cure appropriate e sicure, ma anche abbiamo una modalità di gestione accurata della spesa, penso in modo particolare a quella farmaceutica. Tutte queste sfide l'azienda ospedaliera di Terni la sta raccogliendo, posso dire che è un'azienda positivamente in movimento e anche con risultati positivi dal punto di vista della gestione finanziaria dopo anni anche di particolari difficoltà, dove la regione si è dovuta far carico, oltre il fondo annuale, di risorse aggiuntive, e quindi anche un risultato che tende ad avvicinare questa azienda alla media regionale.